Rieccoci per il secondo tempo dell'incontro di finale di Champions League, mentre vediamo la coppa che i finalisti si stanno contendendo, la coppa con le grandi orecchie, sta per ricominciare il secondo tempo tra il Borussia Dortmund di Simone Tullio e il Tottenham di Max Liotti. È sempre Raimondo Rodio che vi parla qui dalla sede di Viale Etiopia 8B del Real Tripolitania. In questo secondo tempo ci ha raggiunto anche il campione Antonio Di Silvio, che sarà a bordo campo del Tottenham, mentre invece Roberto Nicoletti, fresco vincitore della Europa League, fresco vincitore dell'Europa League, sarà a bordo campo del Borussia Dortmund. Allora, il primo tempo è finito sullo 0-0, le emozioni sono state poche, però comunque calcio di punizione del Tottenham e traversa piena di Kane, poi qualche azione del Borussia, ma il risultato è inchiodato sullo 0-0. Allora, subito andiamo a bordo campo del Tottenham. È un attimo, c'è un'azione pericolosa adesso, il Tottenham si difende e il Borussia che cerca di attaccare, di concludere a rete. E c'è una parata comunque di Loris. Bordo campo Borussia. Ho ottenuto il massimo perché il portiere era piazzato, la palla poteva forse andare in angolo, ma ottiene intelligentemente. C'è fermento sulla panchina del Tottenham, penso che a breve ci sarà qualche sostituzione. Il numero 6, si stanno riscaldando tutti, ma vediamo un attimo. In realtà chi dovrebbe pensare alla sostituzione è il Borussia, visto che Royce è ammonito e quindi è pericolosamente in campo. Però l'allenatore del Tottenham, c'è movimento di sostituzione di Royce? Per il momento no. Non c'è nessuno, mentre invece c'è una bella azione del Tottenham adesso in avanti. Ci vorrebbe essere un varco per il tiro, sprega il passaggio laterale. Non dosa bene il passaggio. E questo era Dier che cercava il passaggio a Lucas, che è l'ala sinistra del Tottenham. Borussia. Ricordiamo che siamo, questa finale si svolge nella serata del 31 maggio del 2019 e che domani, sabato 1 giugno, ci sarà la finale reale in cui casualmente proprio il Tottenham sarà protagonista, questa volta non contro il Borussia ma contro il Liverpool. Ma adesso godiamoci il Tottenham di calcio miniaturizzato e vediamo che cosa è in grado di fare contro questo Borussia, che è il detentore della Coppa. Comunque molto chiuse le due squadre. E qui c'era veramente un'ottima occasione per il Tottenham. Numero 2. E quindi viene ammonito Trippier che si è mangiato un gol e è andato anche a prendersi la punizione. Sì. Trippier. Beh, i giocatori sono molto nervosi, gli allenatori. C'è sempre grosso fermento nella panchina del Tottenham, vedo. La posta in palio è altissima. Ottimo passaggio questo. 1-2, però si va a chiudere in aria. No. Attenzione, occasionissima per il Tottenham.
E c'è il gol. 2. Proprio il 2. Trippier. Lo sostituisco. Lo sostituisce. Allora, attenzione. Dunque, il numero 2, Trippier, che prima si era reso reo di aver fallito un gol e è stato ammonito, si è fatto perdonare. Si è riscattato. Ha segnato, ma l'allenatore Max Nerotti prontamente lo sostituisce per la paura di prendere la secondo giallo, e quindi sarebbe espulso. Quindi il numero 2 sarebbe il numero 5 Hakimi. No, scusate, Hakimi però gioca con Borussia Dortmund. Ah no, scusa. Peters dovrebbe essere. Il 16 Peters. Peters. C'è stato un errore nel coordinamento, quindi ha segnato, quindi al quinto minuto di gioco, siamo arrivati, il Tottenham con Trippier, ed è stato immediatamente dopo sostituito perché già ammonito. Quindi 1-0, cambia il risultato. Se avesse toccato la palla sarebbe stato calcio di punizione diretto. L'arbitro ha deciso. Lorenzo Sibilla, arbitro internazionale e di grossa esperienza, decide che, e viene ammonito il numero 9. Il 9, quindi Dier, perché Jansen è in panchina, quindi Dier, viene ammonito Dier. Momento di massima tensione con il Borussia che cerca di spingersi in avanti. Adesso vediamo questa reazione. Bordo campo Borussia, che cosa dici? Sta cercando un po' di indicare degli schemi di attacco per scardinare questa difesa, che adesso sarà ancora più arcigna. Sì. Purtroppo per Borussia il gol a questo punto. Della partita complicato. Punizione perché quanto è questo? Pulisic è andato a prendere Alderweireld, il centrale difensivo del Tottenham. Ricordiamo la difesa del Tottenham schierava all'inizio Trippier, Rose, Alderweireld e Vertonghen. Trippier è stato sostituito da Peters, che è il terzino destro. Vertonghen è il terzino sinistro e Rose e Alderweireld fanno i centrali. Attenzione però, nel frattempo però troppo, in questo momento si vede il nervosismo nei giocatori del Dortmund, e qui deve approfittare il Tottenham in questo momento di questa situazione. Vediamo un attimo cosa quali saranno gli sviluppi. Pressing molto asfissiante, adesso il Tottenham fa fatica a uscire. Sono accesi i riflettori. Attenzione, adesso è il Borussia che va però spazza. Adesso è Burki che non deve sbagliare e non sbaglia. Il passaggio è al numero Guerreiro, però la palla va fuori. ...1-0 Tottenham, quando siamo giunti all'ottavo minuto di questo secondo tempo. 1-0 Tottenham.
buco difensivo di Schmelzer. Ha rimediato. Che rimedia subito dopo. Rimessa Dortmund. Secondo inizio, sì. Deve accelerare adesso le operazioni perché i minuti iniziano a scorrere inesorabili. Ma sappiamo la forza di questa squadra tedesca e quindi vediamo un attimo. Bordocampo Tottenham. E la situazione si fa abbastanza, diciamo, pericolosa per il Dortmund. Ci sono dei grossi contropiedi del Tottenham. Vediamo adesso che adesso c'è una bella, ha costretto, una bella possibilità. È stato costretto il Dortmund a buttare. Attenzione che non lo prende per Burki, non può sbagliare. Si deve far prendere dalla foga il Tottenham perché ha un'ampia situazione di superiorità. E poi il terzo quello? No, non è il secondo. Può tirare. Bellissima diagonale difensiva. Sì, bellissima diagonale difensiva. Recupera una gran palla al Tottenham in difesa. Liscio per poco del numero di Kagawa. E Loris, per evitare guai, mette in rimessa laterale. E adesso rimessa laterale a favore del Dortmund, dei tedeschi gialloneri. È pericolosissimo questo, bordo campo Borussia. Roberto, come va? Cerca di usare un po' le fasce perché al centro è inevitabilmente chiuso. Infatti, come abbiamo visto in questa azione, il fallo laterale ha prodotto una buona occasione. Peccato. Adesso c'è la tattica del fuorigioco per tenere alta la difesa lontano. Caro Roberto, la vittoria nella Europa League ti proietta in Champions League del prossimo anno. Adesso verrà contattato da molte società perché vorranno. Poi dovrò decidere la squadra della Serie A perché il Frosinone è retrocesso nella realtà. Quindi. Attenzione, Tottenham, pericolosissimo. E c'è il secondo gol, e c'è il secondo gol del Tottenham. E forse questo, forse, potrebbe significare una direzione precisa della Coppa era inevitabile verso Londra. Chi ha segnato, chiediamo? Numero 10. Götze, no, scusate, Kane. Quindi 2-0, raddoppio, quasi sul finire del Tottenham. E adesso per il Borussia la situazione si fa disperata. Del genere quando già si era sbloccata su 1-0. Simone Di Tullio, ricordiamo che comunque vada il prossimo anno sarà in Champions League perché l'ha acquisito essendo arrivato secondo nel campionato di Serie A. Ricordiamo che in Champions League adesso abbiamo chiaro chi saranno i 6 protagonisti della Champions League del 2019-2020. Saranno Lorenzo Airoldi, vincitore del campione di Serie A con la sua Juventus. Attenzione che nel frattempo qui poi Simone Di Tullio, poi Onofrio Sibilla, arrivato terzo, parata, e Lorenzo Sibilla arrivato quarto. Sicuramente Roberto Nicoletti, vincitore dell'Europa League ai calci di rigore, e poi il sesto verrà probabilmente da questa partita e sarà
e sarà, se finisce così, Max Liotti. Quindi un minuto di recupero, un minuto è poco poco per poter fare due gol. E allora i giocatori del Tottenham, chissà se domani succede la stessa cosa. Vediamo, domani Liverpool-Tottenham, chi lo sa? Sarà anche quella una partita durissima. Io non sapendo mi gioco la vittoria del Tottenham. Tottenham 2-0. Devo nel frattempo fare i complimenti a Antonio Silvio per la vittoria della Coppa Italia. Primo titolo. Sono solo secondi, è il primo titolo di Antonio Silvio nel subclub di Altipo Italia. Nel frattempo è stato un gol mancato. Gol. Allora scusate, ho visto la bandiera. Il gol della bandiera segnato da. Bravo Max, non sappiamo chi è. E allora, all'ultimo secondo, il nono Pulisic. Quindi attenzione, il Tottenham di Max Liotti vince la Champions League. Fra poco ci sarà la cerimonia di premiazione. Per adesso dobbiamo andare negli spogliatoi. Ricordando la LR Immobiliare in via di Somalia 6 a Roma. E allora, amici videospettatori, il Tottenham è il nuovo vincitore della Champions League 2018-2019 qui nella sede del Subbuteo Club Real Tripolitania. A più tardi per la cerimonia di premiazione.